Che fantastica giornata! Qui adesso con i lavori che fanno è un attimo, ti basta sgarrare quel minuto che si fanno subito le code. Come per attraversare la città, questo è l'unico ponte. Dall'altra parte mi rimane troppo distante. Insomma, ci sono lavori in corso in diversi punti della città di Zhevyec. Ma che devi dire? Più grande la città, più grandi sono le code. Più piccola è la città e meno ci sono problemi di traffico. Che saggio! Tappetino, prima avevo il tappeto normale, adesso ho messo questi qua di foam, no? Per fare gli esercizi, questi ne ho messi due. E poi ho tolto questa qua, adesso, questa qui messicana, ne ho quattro di queste. Queste coperte qua, le ho comprate, t'attento, le ho comprate, t'attento, attento. Le ho comprate, guarda. No? Sono coperte che arrivano dal Messico, le avevo comprate ad Acapulco nel, t'attento, nel 1900, minchia che lungo, 1984. In ogni caso ero a Cancun nel 2019, e quindi passando in uno di questi mercatini dove vendevano le coperte, e mi sono imbattuto così con la signora che le vendeva e mi fa: queste coperte non perdono il colore. E io gli ho detto: fantastiche. E quindi l'ho messa qua al posto di questa qua di Dolce Gabbana. Ma vedi le tendine? Nell'84, no, non 94, 84, facevamo le crociere in Messico, ho comprato le coperte. Io ce le ho dall'84 e non hanno mai perso il colore. Guarda, ne ho anche una gialla, ne ho anche una per l'inverno, insomma, ne ho quattro in tutto. E sono bellissime. Ho messo, vabbè, qua c'è una catena, no? Che mi fa da divisorio, questo qui è vedo e non vedo, parlo e non parlo. Tutto tenuto poi con le mollette, nulla di che. No, queste sono quelle, come si chiamano? Che si mettono nei fucili per mimetizzare i fucili, oppure te lo metti sul viso, sulla testa per mimetizzarti, roba militare. Qui invece le copertine siciliane, le tendine siciliane, fantastiche, le tendine. E lì ho messo un paracord che parte da là, vedi che ho messo questo qua, la tenda sopra questo, no? Vedi com'è? Giusto per darmi una separazione dalla ruota. Prima avevo, ma quanti cambiamenti avrò già fatto? Prima avevo una cosa di legno, no? Sul quale avevo presentato il mondo. Prima il gas tank, l'LPG, ce l'avevo qua. Adesso con il rimanente, no? Della base di legno che avevo posizionato qui sulla grata, ho fatto la scatola che inizialmente l'avevo messa là come divisore, ora la metto dietro come area servizi. La corda continua, poi ho cambiato mille volte, insomma, e la corda continua e arriva fino qua con le tendine, che qui vedi, anche se hanno la molletta, però la posso spostare easy peasy, it's ok, no? Invece così è molto più bello. Una cosa da sottolineare è quella di tenere libera la visuale di questo finestrino, perché se tu la chiudi, quando devi fare
le manovre, no? E non riesci a vedere qua. E quindi conviene tenere questa cosa qua libera. Ricorda che per adesso questa qua, che va benissimo per il momento, ciò che è, fino a quando non mi viene qualche altra idea, no? Dalla parte opposta ho attaccato tutte le corde elastiche. Minchia, queste corde elastiche mi fanno venire. Le corde elastiche. Fa venire un Cristo. Con questi grampini si agganciano da tutte le parti. Oh, li ho attaccati tutti così, no? A discesa libera. Guarda che belli. Tutte lì appese. E di là ci ho messo le corde. Qui ho tre piattini di legno che sono vassoio e anche piattino, modello Steady China Style. Sì, mi rendo conto che la tendina qua rimane un po' corta, non arriva fino alla fine dall'altra parte. È giusto per dare questa copertura qua così, diciamo il più grosso, no? Poi del resto, fuck it. Io mi ricordo quando abitavo in Alaska, a Juneau, anzi, veramente Douglas Island, di fronte all'isola di Juneau. E sti cazzi, ecco. No, nel senso che là le tende non si usano, no? È solo una concezione nostra questa qua di usare le tende, no? La tenda ti... Sì, non ti fa vedere dall'esterno, però nemmeno io posso vedere... Non ti fa vedere dall'esterno all'interno, però io nemmeno posso vedere dall'interno all'esterno e io voglio vedere il panorama. You know what I mean? Ecco, di fronte a Juneau c'era un'altra, un'ulteriore isola, Douglas Island. Beh, in ogni caso. Quindi tanto vale che mi copro tutto quanto, però per mantenere così questa sorta di copertura, una sorta di privacy, magari beh, perché ci sono sempre tanti curiosoni, no? Che no? Si mettono lì così a vedere che cazzo c'è dentro, ma vaffa! Ma cosa c'è dentro questa macchina? Capito? E allora metto questa cosa qua. Non tanto, no, perché a me piace magari se mangio, mi piace avere la mia privacy, se mangio, ma che poi mi mangio magari due noci, una mela, lo yogurt, insomma. Nulla, in ogni caso, non mi metto a cucinare. Io vedo ogni tanto dei video che fanno i ragazzi in Giappone, fantastici, belli. Tantissime visualizzazioni che io e iscritti, tantissimi iscritti che io me li sogno. E dico, ma si cucinano, che perché poi tutto quanto si riduce, no? In che cazzo si cucinano in questi minivan, no? E allora si mettono lì con le cosettine di maiale e le verdure, per carità, bei piatti. Ma torno a dire, se io mi dovessi mettere a cucinare qua sopra, cioè, hai capito? Ma anche qua per terra, cucino e dove va tutto qua? Sopra, qua, capito? E dopo... Dopo questi qua, una volta terminato di cucinare, no? Sistemano tutto pulito, si puliscono tutto quanto, però l'aria, quella che c'è, rimane lì, non è che puoi pulire tanto. E poi si sdraiano, no? E si fanno la loro bella dormitina, per carità, ambienti, creati, magnificamente, veramente doc. Son belli in effetti per quello che hanno tante visualizzazioni no? E quindi un cazzo e quindi io in ogni caso non cucino e ecco una volta che tu dopo dormi no tutto quello che cazzo il telefono una volta che tu hai mangiato tutti i fumi tu dormi e tutti i fumi cioè mangi un'altra volta. No, a proposito, senza tanto il fatto di mangiare un'altra volta, mi è capitato
2 mesi fa, quando ero in Austria. In Austria e a Como, la condensa, avevo il sacco a pelo esterno tutto bagnato, io sudato e il sacco a pelo tutto bagnato. La condensa, tu immagina se tu ci cucini anche grisi, capisci? Diventa tutto grisi. E quindi, that's it, insomma, per il momento me la tengo così. Questa borsa qua è comoda, è pratica, ma non so ancora per quanto tempo la terrò, non mi piace mica più tanto. Delle cose che dici, l'ombrello, ce li ho, ma una volta che lo uso, cioè una volta eravamo a Pompei, si è messo a piovere l'impossibile, avevi l'ombrello? Sì, in macchina. Il kit, quello là del Cristo lì, come si chiama? Del SOS 112, Help me, save the Queen. Una volta che lo usassi, ma speriamo di non usarlo. Speriamo di non usarlo, però in ogni caso è importante tenerlo. I warm, come si chiamano? Per scaldare le mani. Ma io una volta che metto i guanti sono a posto, dovrei proprio trovarmi in situazioni veramente penose per usare un scaldaguanti, un scaldamani. Sai di questi qua che tu li metti dentro le mani, si scaldano, no? Mai usati. Però ce li ho per sopravvivenza. Ogni tanto mi faccio prendere dai video, ogni tanto mi guardo qualche video, sì. Qualche video di questi qua della sopravvivenza, non della sopravvivenza, però sai, gadget minchiate che dici, ma che cazzo, che ti porti dietro della roba che poi alla fine non so, ma ah, ci sono quelli che si fanno le scatolette, quelle delle Aldoids, insomma delle pasticche. Ecco, lì ci mettono tutto il kit di sopravvivenza per un mese. Oddio, che caspita, non si mettono. Però magari sono tutte cose, io nel mio piccolo pure io mi metto delle cose che dico, ma quando cazzo. Però, ok, dai. Sono ancora molto nel dubbio su questa pallina. Perché qua non mi si risplende bene, la devo mettere qua. Adesso provo a metterla qua, perché qua bella, ma io la voglio che, capito che si prenda proprio la luce. Adesso provo. Canico della giornata. Ho spostato la pallina, guarda che bella, ma dai, speriamo che non cada, se cade si spacca tutta. E poi ho questo tappetino qua, che è ok, no, per non avere questo, che va bene lo stesso, insomma, le casse fantastiche. Queste qua prima erano messe di qua, queste me le avevano messe alla Tarmot. Dimmi te, gli ho detto mettetemi 2 casse. Ah, va bene, va bene. Sono tornato insieme all'impianto a gas. Lasciamo perdere. E quindi, e questo qua va con la USB, no? E lo attacco con la USB. Qui vedi, questa qua si muove, è simpatica. Tac, tac, presa. Forse all'Action, qui in Polonia, da qualche parte. E questo è quanto, no? Mi sembra che per il momento è tutto ok. Tra pochi giorni parto, direzione Italia e dopodiché Germania. Sarà lunga. Speriamo di non avere nessun problema. Qui c'ho ancora un'altra piccola luce, vedi? Queste qua, queste come quelle che ho lì davanti, le vedi quei due lì? Queste, gli metti la batteria, cazzo, funzionano forever, guarda, vedi? Di sera è piccola, ma è ok. Questa qua invece è quella della bicicletta, già fatta vedere una volta,
l'ho messa qua che così punta in basso, va benissimo, no? Per coprire il sedile ho messo una maglietta che avevo comprato al tempo, siccome non mi andava più, cioè non è che mi andava più, è un po' tutta ringo. Una cosa che non ho fatto vedere sono tutti i miei, perché veramente faceva freddo e quindi li ho messi in casa. Ora che devo ripartire me li porto dietro. E infatti uno dei ragazzi che mi ha fatto un commento mi ha fatto appunto venire in mente. Quindi a parte questo qui che è l'olio del cambio, qui abbiamo silicone. Questo per il wax, una cera per la ruggine, per coprire. Questo qua per whatever, che adesso non me lo ricordo. Questo qui via graffi va benissimo anche per togliere la ruggine, quella semplice, easy peasy. Questo è un altro silicone che l'ho dato questa mattina nei cavi dei fanali esterni. Questo qua per la ruggine, che era lo stesso che avevo usato nella mascherina.